Ciao, sono Alceste dall'angolo del focolare e siamo qui per tutto il mese di dicembre, tutti i lunedì, con una ricettina di Natale per chi è in dieta Yukon, però sono buona anche per chi non è in dieta Yukon. Quindi se volete provarla, oggi avevo intenzione di fare una bevanda calda perché impazzisco per le bevande calde, soprattutto durante i mesi freddi, durante il periodo natalizio, e ti scaldano un pochino il cuore e anche le mani, solamente nel tenere calda questa lattezzola calda. Quindi che cosa ci serve? Ah, andremo a fare un pumpkin spiced latte, direte che cosa strana. Sì, magari non a tutti può piacere perché appunto è una cosa un pochino particolare, però è profuma di Natale, quindi è una mia passione. Allora, cominciamo con un frullatore e un cucchiaio abbondante di zucca, di polpa di zucca. Io ho fatto semplicemente arrostire la zucca e mettiamo anche un po' in più. Ho semplicemente fatto arrostire la zucca intera e l'ho scavata. Questa è la polpa di zucca arrosta. Poi una tazza di latte bollente, un cucchiaino di, io metto stevia, voi mettete quello che volete, però appunto se siamo in dieta Yukon il latte sarà naturalmente scremato, viene comunque cremosissimo e dovrete utilizzare un dolcificante. Un cucchiaino di caffè in polvere, beh, se avete anche l'espresso andrà benissimo, io non mi faccio l'espresso apposta a meno che appunto non ne abbiate di avanzato, è una merenda e quindi abbiamo fame, dobbiamo fare una cosa veloce. E una puntina di cannella, ormai avrete capito che impazzisco per la cannella. Con la zucca sta benissimo, quindi vedete voi se vi piace la mettete, altrimenti no. La ricetta è finita, basta frullare e versare. Fine. Io ne ho approfittato del tempo in cui si è frullato, un minuto neanche, per mettere via le mie cose. Questo è il mio pumpkin spice latte. Un latte alla zucca speziato, aromatizzato, molto dolce. C'è un pochino di stevia. E che profuma di Natale. Che buono. Ah, se volete essere ancora più golose, magari prendete dei biscotti, quelli che vendono della Yukon. Io li ho addirittura spalmati della loro crema spalmabile un giorno. Ah, è stata una merenda perfetta. Buone feste!